Dai, Pepe, ce la puoi fare. Guarda che Stefania, quella gran troia che ti scopre al giornale, è venuta a piangere da me, hai capito? Cazzo, ci sono solo tue fantasie. Non mi toccare! Lasciami stare, non sono una pazza! Tesoro, ascolta, abbassa la voce che svegli i bambini. Io amo solo te. Bugiardo! Non potrei andare con nessuna donna per nessun motivo al mondo. Sei un bugiardo! Abbassa la voce, stammi a sentire così, hai capito? Caro Andrea, disgrazia della vita mia. Ho minacciato tante volte di andarmene e non l'ho mai fatto. Adesso me ne vado. Sai quanto sia lenta ma tenace nelle mie decisioni. In tanti anni di matrimonio ho misurato il tuo egoismo, la tua capacità di mentire, le tue paure, il tuo infantilismo. Non voglio sapere come riuscirai a cavartela senza di me, visto che da solo non sei in grado neppure di aprire una lattina di birra. Se vorrai sopravvivere, imparerai a occuparti di te stesso, dei nostri figli e dello zoo di casa. Non sarà un'impresa facile destreggiarti con le bollette da pagare in posta, quelle da pagare in banca, con le pezze d'appoggio del 740, con la lista quotidiana della spesa. Da oggi dovrai vedertela tu con i nostri figli, quanto di più complicato potesse capitarci.
Mi chiedo come riuscirai a trovare il tempo e la voglia per i tuoi sport preferiti, le bugie, i tradimenti, il disinteresse per la famiglia. Non mi incanti più. Sei solo un bambino che si rifiuta di crescere. Quando ci siamo sposati ero troppo giovane e insicura per capirlo. La mia condizione è simile a quella di milioni di altre donne. Siamo tutte vittime consapevoli. Dovrai reggere il mio gioco e dire ai ragazzi che mi sono presa una vacanza per riposare. Ti sfido a venirmi a cercare. Se lo facessi, sappi che tornerei solo per prendere i miei figli e lasciarti per sempre. Ora sei solo con le tue responsabilità e per la prima volta solo con i tuoi figli. Spero tanto possiate aiutarvi a vicenda. Vado nella villa di mia nonna per stare sola e per pensare. Penelope. Non ci posso credere. Pronto? Pepe, sono io. Per favore, non riattaccare. Ti avevo detto di non chiamare. Non ho nessuna voglia di parlare con te. Aspetta, calmati, Dio mio. Voglio solo cercare di capire. Ma che cosa vuoi capire se non hai mai capito niente? Allora, Pepe, ti scrivo una lettera, eh? Ma vaffanculo. Stronzo. Cazzo. Quei due hanno litigato. Ma sai che novità. Cazzo, i genitori ci sono capitati. Io non li sopporto più. Li odio. Sai che potremmo fare? Ammazzarli. È un'idea. Ma come? Io ammazzo prima io, voi due. Papà, lo sapevamo che eri lì fuori. Abbiamo fatto uno scherzo. Uno scherzo? Giura? Giuro, sulla tua vita. Allora sono un uomo morto. Io esco, devo andare al giornale. Lucia, hai 2 ore di tempo per rimettere a posto la cucina e preparare da mangiare. Io non mangio. Questo è il guaio. Comunque i tuoi fratelli mangiano. Chiedilo a Priscilla. Non sono la tua serva. Vostra madre è stata così perfida da andarsene di casa proprio di domenica. Papà, non essere paranoico. E tu, Daniele, porti il cane fuori e gli fai anche da mangiare. Altrimenti? Altrimenti ve ne farò pentire. Questa è un'emergenza. Da oggi si cambia musica. Chiaro, signorini? Ma che cazzo vuoi questo? Professor Briganti? Sì. Yeah. Sono Penelope. Pepe. Ah, Penelope, la fedele compagna di colui che per la brama di sapere ha sfidato gli dèi. Penelope, che ci fai a quest'ora in questo paese di selvaggi? Scusi se la disturbo, professore, ma sono appena arrivata a casa e non c'è acqua ed è saltata la corrente. Mi farebbe usare il suo bagno? Ma certo, vieni, vieni. E non ti perdere per le stanze della dimora. Faccio un buon caffè. Doppio. Con l'acqua di Napoli, questa viene da Santa Lucia, oi? Se no quella viene una schifezza il caffè. Martini, buongiorno. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Buongiorno Rosati. Ciao Andrea. Danilina, hai qualcosa per me? E che è questo? Direttore? Quello che mi hai chiesto. Perfetto, dopo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lo so, sono in ritardo. Scusami. Ciao. Per me va bene, ottimo. Ah, scusate, senti. Ho capito tutto di questa cosa.
con un gruppo studiato. Ok, va bene. Riferirò. Ciao Andrea. Ma si può sapere che cazzo ha detto a mia moglie? Scusami, ma mi sentivo terribilmente in colpa. Mi faceva molta pena. No, ti sei solo liberata la coscienza, cara mia. Senti, tra noi non c'è stato niente, no? Almeno per te. Io sono solo una delle tante da scopare. Mi sembra di aver capito questo. Questo è quello che pensi tu. La verità è che io amo mia moglie e non potrei mai stare senza di lei. Dai, amici come prima, su, senza rancore. Fanculo. Andrea, ma te le fatture dell'ultima diaria le hai date tutte? Ma sai che a me non mi vogliono riconoscere il noleggio della macchina? Perché mi hanno dato una fattura sbagliata? Mosca, guarda, lasciami stare perché c'ho certi cazzi che tu non ti vorrei mai immaginare. Irene? Ciao, come stai? Bene. Vieni. La mamma ci aspetta in sala. Peppe, più morbide le braccia e le dita, falle volare sui tasti. Devi anticipare la seconda croma. E Chopin, non si suona la sanfasson come lo fai tu. Dai, riproviamo. Mamma, c'è il signor Ogioni. I miei ossequi, donna Diomira. Com'è stato gentile a venire, signor Ogioni? Mia figlia mi ha detto che è disposto a darmi una mano. Se posso, anche due, signora. Peppe, interrompi. Dobbiamo parlare. Cose da grandi. Vai in camera tua o in giardino, se vuoi. Scusa, Peppe. Appena ho finito, riprendiamo. Non sparire, eh? È mia figlia. Veramente si chiama Penelope. Complimenti. Un bel nome. Non si saluta? Buongiorno. Mia madre non si rende conto del guaio in cui si è cacciata. Ha già venduto i casali, le terre. E se non l'avessi fermata, avrebbe venduto anche questa villa. Questo è tipico delle donne nate ricche. Spesso non si rendono conto dei contraccolpi della fortuna. Ciao, Tracy. Come stai? Dormito bene? Piccarda! Ritorna a dormire, Tracy. Ma che ci fai qui? Ti sei persa? Vabbè, ti riporto subito dal professore. Professore? Professor Briganti? Ragazzina, il professor Briganti sta di là. Thank you.
cercavi me? L'ha riportato Piccarda, era nel mio giardino. Mannaggia Piccarda, quante volte ti devo dire che non ti devi allontanare. Ti ho perdonato Piccarda, ti ho perdonato, grazie Pepe. Come mai si chiama così? Viene dalla Divina Commedia, Piccarda Donati. È una beata che Dante incontra in paradiso, una lontana parente di Dante. Si fece suora. Quanti anni ha? Piccarda Donati. No, la tartaruga. Ah, lei ne ha tanti, ma mai quanto me. Ma perché non si prende un gatto? Mia nonna dice che con un gatto ci può giocare, con una tartaruga no. Ci puoi giocare, ma io con la tartaruga ci parlo. Vedi, lei adesso fa così con la testina perché si vuol far perdonare di quello che ha fatto. T'ho perdonato, Piccarda, t'ho perdonato. Ho ancora una palazzina e una casa in affitto. E poi ci sono i miei gioielli. Ah, e lo smeraldo colombiano, carré. È purissimo, senza carboni. Lo porto a mio marito, che Dio lo abbia in gloria, da un viaggio in Sud America. Vado a prenderlo. Va bene. No! No, qui no! Papà! La mia figlia! Scusa. Penelope! Mamarino! Penelope! Mamma mia, ma sei bellissima, sei! Bellissima, sei! Finalmente sei arrivata! Hai visto? Ma quanto prendi le ferie? Fra poco! Ah. Ciao. Ciao. Dottor Pennisi, come sta? Caro Johnny, non c'è male. Si lavora, e lei? Ma, insomma, abbastanza bene, grazie. Ah. Mi fa piacere vederla, ma che dobbiamo alla sua visita? Beh, affari, poi sua moglie le spiegherà tutto. Sì. Ah. Vi chiedo scusa, io devo scappare. Signora, mi saluti sua madre. Con piacere. Buona giornata, dottor Pennisi. Di nuovo. Mimì, com'è andato il viaggio? Traffico, le solite cose. Come mi trovi? Ingrassata? Amore mio, ma sei bellissima. Caro diario, oggi ho ritrovato Piccarda nel mio giardino e l'ho riportata al professor Briganti. E poi ho conosciuto un ragazzo. Quando l'ho visto ho sentito un tuffo al cuore. Ma lui non mi ha filato per niente. Peccato, perché era bello da morire. Oggi è meglio che non scrivo altro, perché sennò dovrei scrivere della mamma e il signor Gioni. Chissà che cosa mi farebbe la mamma se ti trovasse, caro diario. Credo proprio che non le piacerebbero i miei pensieri. Pronto? Penelope, ma che hai combinato? Mamma, che vuoi? Mi ha telefonato Andrea. È distrutto, poveretto. Di meno, quanto... Che morire per quanto mi riguarda. Ma che ti ha preso? Ma ti rendi conto di quello che dici? Beh, hai delle responsabilità, tre figli, una famiglia. Guarda che le responsabilità non sono solo mie. Capito? Anche lui ha le sue responsabilità, se le prendesse una volta tanto. E poi io per il momento ho deciso di pensare solo ed esclusivamente alla mia vita, posso? Ma che ti succede, Penelope? Vuoi che venga lì? Ti raggiungo? Mamma, forse non hai capito una cosa. Voglio stare da sola. Chiaro? Per me stai commettendo un grosso errore. Sarà pure vero. Ma forse per una volta tanto sbaglierò con la mia testa. Comunque, mamma, mi fai un grande favore? Stai fuori dalla mia vita. Papà, sveglia, sono le 7. Mozart, vai via. Papà, devi portare fuori il cane. Mi devi preparare la colazione e mi devi portare all'asilo. Ma tu ti svegli sempre a quest'ora? Sì. Dottore, buongiorno. 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 Ciao Daniele. Ciao Luca. Ragazzi, facciamo presto che sono in ritardo. Forza. Ma che fai? Strisci la mia borsa? La vuoi alzare? Come va? Chi è quello? Lo conosci? Te lo dico solo se mi dai la paghetta. Ma come?
aver educato vostra madre, d'accordo, te lo do. Si chiama Roberto Tradati. Ha il motorino e tutta scuola lo chiamano il perfettino. Professore di latino, non ce l'ho fatta. Lo sono oggi. Papà, devi venire anche tu, mi devi riempire il menù. Che devo fare io? Devi scegliere che cosa devo mangiare a mensa, prima lo faceva la mamma. Va bene, facciamo presto che papà c'ha la macchina in seconda fila. Allora, pasta asciutta o riso? Pasta asciutta. Pasta asciutta. Arrosto o cotoletta? Cotoletta. Patatine o insalata? Patatine, che domanda papà. Hai ragione, ecco fatto. Signore, io il giubinetto glielo ho aggiustato, però qui il muro è marcio, bisogna cambiare tutti i tubi. Quanto tempo ci vorrà? Se non ci sono sorprese, in giornata finiamo. Sergio, sbrigati che bisogna cambiare quei tubi. Istituto Sacro Cuore, buongiorno. Ah sì, signora. Sì, Luca è qua, sta giocando in giardino. Me lo potrebbe chiamare, vorrei parlargli. Glielo chiamo subito, buongiorno. Pronto? Pronto, amore, sono io. Come stai? Sto bene. L'hai portato con te il Ventolin? Sì, mamma. E cosa stai facendo? Niente. Come niente? Non stai giocando in giardino? Luca, mi senti? Luca? Ehi. Sei arrabbiato con me? Mamma ti vuole bene, capito? Mi senti, Luca? Cattiva. Signora, noi abbiamo finito. Quanto le devo? 200 euro. Aspetti, le do un portacenere. Ah, grazie, venga. Non volevo disturbare. Ecco. Grazie, signora. Caro diario, mia nonna si è sentita male e l'hanno portata in ospedale. Io vado a trovarla tutti i giorni. I dottori dicono che ha la broncopolmonite, ma la mia nonna è forte e ce la farà se smette di fumare. Ciao mamma. Ciao tesoro. Come sta la nonna? Un po' meglio. Il braccio pieno di lividi. Ti fa male? Te lo massaggio. Guarda che ti ha portato. Senti, Ti piace? È bello, vero? È bastato che stessi male qualche giorno e ve ne siete approfittate. Ho i capelli che fanno schifo. Fate venire subito la parrucchiera. E le unghie? Nessuno si è preoccupato di rimettermi lo smalto. Ci penso io, nonna. Non lasciami camminare. Calma, calma, sì. E quando muoio, mettetemi il vestito di chiffon bordeaux che avevo per la prima del Rigoletto. Ma non dire così, ormai sei fuori pericolo. Con la morte non si è mai fuori pericolo. Va bene, potete andare.
Non t'affaticare, Quanto è curiosa tua madre, guarda. È sempre stata così, anche da bambina. Tu però no. Nonna, ti vado a prendere lo smalto? No, puoi fare meglio. Vai al vaso coi fiori lì e prendi quello che c'è dentro. Portamelo, dai. Ma nonna, hai avuto la broncopolmonite? Una me la merito. Ma ti fa male? È un giusto premio per essere viva. Apri la finestra, dai. Suonami qualcosa. Queste. Casomai ne avessi voglia, così ce l'hai. Mi mancherai tanto, bambino. Ciao, bambino. Federina, la mamma ha detto se può portare altro caffè. Oddio. Ma visto che combinato? Non l'ho fatto apposta. Ma che succede? Siamo caduti. Dai, venite. Entrate, entrate, sedetevi qui. Te l'avevo detto che era rotto quel motorino, ma tu niente, sei duro d'orecchie. Scusa. Ti dà un po' di alfa. Scusa il disturbo, Ma che succede? È morta mia nonna. Mi dispiace. Le volevi bene? Molto. Ma come ti chiami? Penelope. Pepe per gli amici. Che carina. Ecco fatto. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Ciao, Pepe. Ciao. Non è vero, devo uscire con una mia amica. Ma così mi metti in difficoltà però, Pepe. La prego, professore. Grazie. Esco dal giardino, salto la siepe. Facciamo il bagno, dai, spogliati. Ma non ho il costume. Che ti importa, fai come me. Sei pronta? Sì. Uno, due, tre, via! Peggio per voi. Ciao Ciro. Qui Penelope. E che fai qua? E su ragazzi chi è? Andrea. Ciao Andrea. Serve qualche cosa? Due bignè. Miracolo. Eccoli qua, bello pronti pronti. Questa è una specialità della casa. Bignè, vaniglia e cioccolato. Gusti forti, diversi, ma che possono benissimo sposarsi assieme. Mangiate, voglio.
sei finita qui? Ciao. Ecco qua, un po' di tonno. Così mangi, amore. Sarà tanto tempo a mangi. Vai. Tu. Mangi un po'. Cosa c'è? Ma che pancione che abbiamo. Ma sei incinta? Cara Penelope, conosco la tua onestà, dunque so che hai scritto sinceramente quello che pensi. Ma altrettanto sinceramente devo dirti che posso aver sbagliato, ma non sono il mostro che descrivi. Mi sono comportato come un imbecille, negando la stupida storia con Stefania. L'unica mia scusante è la paura di perderti. Mi hai proibito di venire a prenderti, ti rifiuti di parlarmi al telefono, insomma, mi hai messo in castigo. Spero di dimostrarti che posso cambiare. Chi è M? Ho trovato le sue lettere, ma non le ho lette. Caro Andrea, ho riflettuto a lungo prima di rispondere alla tua lettera, che mi ha commosso per la franchezza con cui l'hai scritta. Alla fine ho deciso. Con altrettanta sincerità, devo raccontarti quello che ti ho taciuto per tanto tempo, anche se è una storia finita che appartiene al passato. Ehi, Pepe, che piacere rivederti. Ah, oh, ti vedo benissimo. Che benissimo. Sempre di fretta. Ma dove vai sempre di fretta? Ecco, ecco il pianoforte. È bello? Dove l'hai preso? A Londra, al Stock di Mobili. Io la trovo bellissima. Eh sì. Però sta penso piuttosto male. Perché dici questo? Guarda, c'è la tavola armonica rotta. Ah, io non lo vedo queste cose. Dove lo vedi? Qui? Sì. Cioè, non ho proprio guardato qua. Va accordata, eh? Non solo, ma anche restaurata. Pure. Non so se ti conviene. Perché? Dipende da quanto l'hai pagato. L'ho pagato un po'. Quanto costa da metterlo a posto? Non ti preoccupare, un restauratore che non costa molto te lo trovo. Ah, magari. Oddio, sta cominciando a piovere, devo scappare. Oh, madonna mia. Devo scappare a prendere un taxi. E ci sentiamo. Ciao. Ciao.
Piove, eh? Sì. Mi scusi, so di dire una cosa poco originale, ma l'ho vista prima mentre suonava e volevo parlare con lei. E lei ha la macchina? No, devo prendere un taxi. Ecco, taxi! Prego. Ah, mi scusi, anch'io devo prendere un taxi. Posso venire con lei? Dove sta andando, signorina? A casa. Non sono signorina, sono sposata. E io che la portai al fiume, credendo che fosse ragazza, e invece aveva marito. García Lorca. Suo marito è un uomo molto fortunato. Sono arrivata. Quanto le devo per la corsa? Ma la prego, signora. È stato un piacere incontrarla. Mi chiamo Carlos. Sono un pittore. Penelope, sono una pianista. Ciao. Una scatola per lei. Ecco. Grazie. Prego. Pronto? Sono Carlos. Chi le ha dato il mio numero? Un amico dell'FBI. Grazie per i guanti e anche per i cioccolatini. E la scatola? Le è piaciuta? L'ho fatta io con le mie mani. No! Ho un'opera d'arte e non me ne sono accorta. Insomma, i cioccolatini le sono piaciuti? Buoni, ma sono un po' forti. Cosa c'è dentro? È peperoncino, una specialità napoletana. Peperoncino? Senta, io le ho già detto che sono sposata. Sì, sì, non me lo sono dimenticato. Ma mi gustaría invitarla alla inaugurazione della mia mostra. Le va di venire? La ringrazio, ma non credo di avere il tempo. La prego, venga. Comunque, io l'aspetto lo stesso. Arrivederci. Sei venuta?
sono venuta. Mi fa molto piacere. È il tuo quadro? Sì. Ti piace? Che cosa rappresenta? Rappresenta la mia terra, la Spagna, la Catalogna, Don Quixote e Sancho Panza. Non so, c'è qualcosa che mi sfugge. E allora? Ehi, ciao Leon, come stai? Ciao Pepe. Sorpresa? Ciao. Il tuo amico dell'FBI? Non ci speravo più che saresti venuta. Neanch'io. Vuoi bere qualcosa? Grazie. Hai delle bellissime mani. Io l'ho sempre trovato orrende. È la più bella serata della mia vita. Io devo tornare a casa. T'accompagno? No, grazie, prendo un taxi. Ti voglio rivedere. Non ci rivedremo più. Brahms è tardo romanticismo tedesco. Quello che lo contraddistingue è che potente e tenero allo stesso tempo. È come la carezza di un adulto fatto a un bambino. Si sente la forza della mano, ma è dolce allo stesso tempo. Sorpresa? Sì. I tuoi allievi come vanno? Vanno bene, grazie. Sono dei ragazzi fantastici. Tutti i futuri concertisti? Penso proprio di sì. E cosa state studiando? Brahms. Adoro Brahms. E Nat King Cole. E Chopin? E Chopin e i Beatles. E Sinatra? E Beethoven? E Schopenhauer? E Hegel, Platone, Einstein e la Coca-Cola. E Selina, Kafka e la Bella e la Bestia. E i cioccolatini al peperoncino? Quello è proprio imbattibile. Sono pazzo di te. Sono sposato, lo sai. E amo mio marito. Purtroppo. Devo andare. Quando ti rivedrò? Limpia. Avia. Diario. Avia.
so, è la varicella. Mi sa tanto che l'ha presa anche Lucia. Ah. A quanti giorni stai a Milano? 2 giorni. Dopodomani sono di ritorno. Spero di essermi ricordata tutto. Ma come farei senza di te? Lo sai che sei la vita mia tu? Scusa, è arrivato Andrea Donelli. Sei pronta? Iniziamo? Dottor Donelli, come va? Salve. Ti faccio conoscere Eva, prego. Eva, tu conosci Andrea Donelli? Molto lieto. Prego, prego. Venga, si accomodi. Allora, l'intervista dura 5 minuti. Quando manca un minuto comunque le farò un cenno io. Certo. Ah, mi raccomando, niente domande personali. Sei favolosa. Allora, Eva, com'è nata l'idea di questo spot? Cosa l'ha spinta a recitare? Facile, perché io adoro recitare. E se potesse recitare come protagonista in un film del passato, quale sceglierebbe? Non ho mai pensato a questo. Rosalind O'Hara in Via Convento. Questo è uno dei miei film preferiti. Quando lei dice domani è un'altra giornata, anch'io lo penso. Come riesci a combinare la sua vita di top model con quella sentimentale? Donelli, gli avevo detto nessuna domanda personale. No. Io rispondo volentieri a questa domanda. Insomma, che cosa ne pensa il suo fidanzato? Il mio fidanzato non esiste. Contento adesso. Grazie. Spero di rivederti. Anch'io lo spero. È mia sola? Ah, grazie, Danilo. Arrivederci. Perché non lo inviti a bere qualche cosa con noi? Ma grazie. Papà? Dopo questo. Ma sarà una stronzata. E ora perché si mette a dire parolacce, no? Mettiamo il National Geographic. No, io voglio vedere papà. Pronto? Pronto? Chi è? Hanno riattaccato. Non vi grattate, altrimenti vi restano le macchie. Ti metto un po' di crema, così ti passa tutto il prurito. Mamma, perché i capelli bagnati? Perché non mi avete dato neppure il tempo di asciugarli. Mamma, ho sete. Sì, amore. Tieni. Mamma, ma stanotte dormiamo con te? Sì che dormite con me, sei contento? Mamma, ma dov'è papà? Papà è al lavoro, ritorna tra qualche giorno. Lo vogliamo chiamare? Sì. Lo vuoi salutare? C'è il numero. Ecco qui, facciamo una sorpresa e gli diciamo che le bolle stanno andando via. Pronto? Buonasera, la stanza del signor Andrea Donelli, per favore. Grazie. Adesso risponde. Pronto? Pronto? Pronto. Mi scusi, ho sbagliato numero. Ma ho sbagliato numero. Che stupida. Adesso torniamo però, Che domani mattina lo chiamiamo. Ciao. Buonasera, la stanza del signor Andrea Donelli, per favore.
Pronto. Il signor Andrea Donelli. Chi parla? Mi dica la redazione del suo giornale. Andrea? È il tuo giornale. Pronto? 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 Possiamo parlare un po'? Sì. Ti andrebbe di uscire? No. Perfetto, allora ti porto a cena. Cosa ti piace mangiare? Cinese, giapponese, indiano, thailandese? Ah no, conosco un ristorante che cucina tutto a base di cioccolata. Spaghetti, cioccolata e peperoncino. Dai, ti posso prendere. Non posso. E dai, ti prego, non mi dire di no. Non è possibile, no. Perché? Coraggio, dai. Un serpente. Si chiama Igor. Dove l'hai preso? Al pet shop. E adesso ce lo riporti, subito! Se sei a lui, me ne vado anch'io. Lele, sta a sentire quello che dice tua madre, sennò mi incazzo. In camera mia ci tengo quello che voglio. Daniele! Digli qualcosa, no? Cosa vuoi che gli dica? Daniele, quando torno non voglio trovare quella bestiaccia, chiaro? Ecco, amore, adesso devo andare al lavoro, vero? Calma, ho capito. Ci vediamo stasera. Ciao. Ciao, Topolino. Ma guarda che... At last my love has come along. My lonely days are over. And life is like a song. At last, the skies above are blue. My heart was wrapped in clover the night I looked at you.
I found a dream that I can speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill I've never known. You smiled, and then the spell was cast, and here we are in heaven, for you are mine at last. You smile, and then the spell was cast, and here we are in heaven, for you are mine at last. Un figlio da te. Un figlio? Sì, un figlio. Ma io ne ho già tre. Anche un marito. Cioè, per questo. Però noi ci amiamo. Perché non divorzi. Storia che si è conclusa da tempo. Non ti tradivo perché tu mi trascuravi. È successo semplicemente perché il destino mi aveva fatto incontrare un uomo straordinario. L'ho amato appassionatamente. L'ho lasciato dopo dubbi e lacerazioni, perché ero convinta che tu, nonostante tutto, fossi l'uomo della mia vita. Penelope. Ho fatto i miei figli con una puttana. Dai con questa palla, su! Dai! Vieni via con me, ti do un passaggio. No, c'è Roberto. Ci sentiamo questa sera? Non lo so, ti faccio sapere. Ok, ciao. 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 Che hai? Ti vedo strano. No, perché? Così. Andiamo, dai. Andiamo.
Non aspettarti che ti butti le braccia al collo né che ti dica che hai fatto bene. Non ci speravo proprio. Vedo che stai facendo dei lavori. Scusami, avrei dovuto chiederti il permesso, visto che è casa tua. Dovresti pensare a ricostruire il tuo matrimonio, non la villa. Hai 3 figli, pensaci. Guarda che non è stata una decisione facile. E non lo è neanche adesso. Non ce la facevo più. A volte mi sento più vecchia di te. Che cosa hai intenzione di fare? Non lo so. E la storia con quel pittore? Chi te l'ha detto? Tuo marito. È venuto da me, era distrutto. Mi ha raccontato tutto. Ti va di parlarne? È una storia finita. Quanto finita? Certo che li sai tenere bene i segreti tu, eh? Fin da bambina. Ma che dici? Credevi che non me ne fossi accorta che mi avevi vista quel giorno qui, in questa stanza? Non me lo sono mai perdonato. È stato lì che hai cominciato ad odiarmi, vero? Ma adesso mi puoi capire, però. Ma tu sei venuta qui per dirmi che adesso siamo alla pari? Ma credi che tra me e te non ci sia nessuna differenza? Rispondimi. Vedi, tu mi odi. Ma io non sono venuta qui per giudicarti, né per farmi giudicare. Io sono venuta qui per parlare. Sì, con te. È tanto tempo che non lo facciamo. Anzi, non l'abbiamo mai fatto. Ero innamorata di quell'uomo. Che cosa dovevo fare? Lasciare tutto e scappare via con lui? Se lo vuoi sapere, è una storia che va avanti ancora oggi. Ma io non me la sono mai sentita di abbandonare tuo padre. Perché, nonostante tutto, io non riesco a pensare alla mia vita senza di lui. Tu hai fatto quello che non ho fatto io, ma ti capisco. Scusami. Ti voglio bene. Buongiorno. Salve. Ciao, e tu che ci fai qui? Aspetto Lucia. Vuoi salire sopra? No, grazie. Posso chiederle un parere? Lucia mi ha detto che lei è molto esperto di donne. Ha detto proprio così? Insomma. È da un paio di giorni che Lucia sta uscendo con un ragazzo più grande. Che cosa devo fare? Tu vuoi bene mia figlia? Sì. Allora tienitela stretta. Non ti puoi permettere di perderla, mi raccomando. Sì. Bravo. Dove andate? E devo accompagnare Lucia in palestra, agli allenamenti. Ah, quindi questo ragazzo sarebbe il suo allenatore? Più o meno. Ciao. Ciao. Ehi, cosa state complottando voi due? Stavamo parlando male di te. Ah, sì. Ciao. Pronto? Buongiorno, potrei parlare con Carlos? Sono Penelope. Ma gliela date i miei messaggi? Ho capito. Non sa quando rientra. D'accordo. Arrivederci. Ok, brava, brava.
Tenete quel pallone! Veloci! Seguite l'azione! Vai Lucia, dai! Dai, 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 brava! Lucia, va molto bene, quando respingi il pallone tieni le braccia più alte, okay? In questa maniera, ok? Mi raccomando. Ok. Avanti! Avanti, fai così, via! Ti sei fatta male? No. Hai battuto il ginocchio? Messo. Ti fa male? Vediamo un attimo. No, guarda, non è nulla di grave. Allora è meglio che ricopriamo. Tutto bene, tesoro? Sì. Ecco qua, ci ha fatto il disegno. Sì. Salve, sono Raul Graziani, il nuovo allenatore. Il papà di Lucia. Sa, sua figlia ha talento, è molto brava. Lavorai con me quest'anno in squadra. Peccato che a 13 anni ha avuto un intervento per un piede valgo e non credo che sia lo sport più adatto per lei. Papà! Questo qui lo ignoravo. Bene, è stato veramente un piacere. Arrivederci, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ti odio. Dai, vai. Avanti ragazzi, giù, cominciamo! Dai! Perché gli hai detto del piede valgo di tutto il resto? Ti avrei ammazzato! Dammi. No. Comunque il tuo allenatore non mi piace. Perché non ti piace? Non lo so, c'ha la faccia antipatica, da stupido. Ti detesto. Sei insopportabile quando fai così. Ma dai, io cerco solo di proteggerti. Sì. Vabbè. Lucia. Veramente è lei che ha scelto me. Mi darebbe un'occhiata. Ah, te ne torni a casa. Professore, sto saltando la sera un'altra volta. Che cosa? Buongiorno, Cesira. Buongiorno, signora Penelope. Carlos? Il maestro non c'è. E dove è andato? È uscito. Thank you.
Ti ha chiamato tante volte. Lo so. Quindi non mi vuoi più vedere? Peppe, le persone cambiano. La vita cambia. Tutto cambia. Sono 2 anni che non ci vediamo. Dimmi di te. È iniziato tutto con un neo sulla gamba. E allora? Ho un cancro, Pepe. Perché non l'ho saputo? Avrei forse dovuto scriverti, telefonarti, dirti che ero malato. Che cosa avresti fatto? Non ho bisogno delle lacrime. La pietà mi irrita. La verità mi terrorizza. Amo la vita, lo sai. Sono riuscito persino a detestare le persone che mi amano. Mia mamma, mio fratello, i miei amici. Si sentono tutti in dovere di consolarmi. Pepe, non voglio detestare anche te. La morte non ha amici. Non volevo che sapessi. Quando mi hai telefonato e mi hai detto che volevi vedermi, avrei voluto risponderti di no. Ma poi ho ceduto per debolezza. Solo per quello? No, lo sai. Sono felice di rivederti, amore mio. Maestro, è arrivato il dottore. Arrivo. Ti lascio. Mi ha fatto piacere che sei rimasta. Ti spiace, ti ho svegliato. Stavo sognando. Adesso sei qui e il sogno continua. Mi dici sempre delle cose bellissime. Tu mi hai fatto un regalo bellissimo venendo qui. Ho paura, Pepe. Forse è meglio così. Conosci questa poesia? Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. Il più bello dei nostri giorni non l'abbiamo ancora vissuto. E quello che avrei voluto dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Thank you.
Buonasera, scusi, non riesco a trovare Carlos. Il maestro è partito stamattina molto presto. Ha detto che lei avrebbe capito. Le preparo la colazione? No, grazie. Sono triste, nonna. Sto soffrendo moltissimo. Chi ti ha detto che la vita è una bella passeggiata? Io no, di certo. Se non soffri, non puoi nemmeno dire di essere viva. Aspetta, voi dovreste aspettare fuori. Come è stato, Polino?
Ce la fai a respirare? Perché te ne sei andata? Mamma sta qui con te adesso. Sta meglio, signora, adesso. È stata una crisi passeggera. Mi scusi, ci possiamo accomodare? Probabilmente è una forma di somatizzazione, nel senso che Luca avverte delle tensioni, avverte dell'instabilità e quindi somatizza questo suo malessere facendosi venire il fiato corto. Ecco, io non so se fra di voi vanno bene le cose, se state insieme, però questo è il suo problema. I genitori sono il suo problema. Ma i gattini non hanno paura della tartaruga? No, quella è buona la tartaruga. No, quella è tanto buona, Piccarda. Vorrebbe fare la mammina dei gattini, Piccardina mia. Oh, guarda quello che ci tira. Attenzione che cade. Come lo vuoi chiamare questo? Quale? Questo. Questo? Nuvolina. Nuvolina. Questo come lo vuoi chiamare? Ciccio. Ciccio. Guarda quanto è bello Ciccio. Carinino. È rimasto questo. Questo qua come lo vuoi chiamare? Copertina. Copertina. Che c'è, amore? Devi fare pipì? No. Allora che ci fai qua? Che fai? Mi controlli? Ti fa quello che devi fare, io sto qui e aspetto. Ma c'hai paura che scappo di nuovo? Sì. Ma te l'ha detto mamma che non va più via. Adesso resterò sempre, sempre, sempre con te. E papà quando viene? Non lo so. Siamo in crisi, vero? Cosa fate? Divorziate? Non lo so. Ma quando siete sposati c'ero io? No che non c'eri. E Daniele e Lucia c'erano? No, non c'erano neppure loro. E allora perché vi siete sposati? Perché una mattina mi sono affacciata alla finestra e ho visto di sotto uno striscione grande, grande, grande con su scritto Pepe, mi vuoi sposare? E tu cosa hai fatto? E io sono volata di sotto e ho abbracciato forte, forte il tuo papà. Eravamo così innamorati. E adesso non lo sei più? Adesso c'è un amore che è molto, molto più grande e che sei tu, che sei il vero amore di mamma. Ti voglio tanto bene. Ecco, Pepe, vieni, vieni. Ecco, posa qui. Ecco. Se mi dà di piacere. Tutto bene, amore. Pepe, sei uno splendore. Grazie. Ma il caldo che ha fatto oggi? Insopportabile. Un'afa pazzesca. Ditelo a me. Professora, se vuole liberarsi. Col permesso delle signore? Ma si figuri, oh, professore. Oh, grazie. Lo sai, Luca, che stasera ci sarà la festa in paese per la notte di San Lorenzo? E che cos'è la notte di San Lorenzo? Nella notte di San Lorenzo cadono le stelle. E se tu ne vedi una, devi esprimere un desiderio subito, subito, subito. Vabbè, voglio un altro gamboy. No, no, ma perché c'ha capelli così lunghi? Ah. Vanità. Mio marito ha sempre avuto i capelli lunghi. Ma lo sai, Mimì, che da quando ti si sono un po' ingrigiti hai un'aria più interessante. Ah, sì? Oh, bella chioma che ti increspi come onde fino al collo, o boccoli, o profumo acuto e denso d'abbandono. Estasi. Baudelaire. Ah. E la tartaruga come si chiama? Piccarda. E perché si chiama così? Perché Piccarda è una beata che Dante incontra in paradiso. Piccarda Donati, la Divina Commedia. Mimì! Sì? Siamo qua! Hai visto quante stelle? Sì, e ho espresso anche un desiderio. Quale? Poi te lo dico. Va bene. Bello. Non te l'avevo mai visto. È un regalo.
E di chi? L'ho rivisto per l'ultima volta. Mi fa piacere sentirti dire così. Tuo marito è cambiato. Molto. Lo sai, vero? È diventato un buon padre. E poi ti ama davvero. Nella mia vita ho amato soltanto due uomini. Mio marito. È un sogno. Carissima Pepe, ero salito su un albero altissimo. Qualcuno lo ha scosso e sono precipitato. Così ho dovuto guardare la realtà e accettarla. Tu ami tuo marito, lo hai sempre amato. Tra voi due sono una nota stonata. Sei nata per essere la compagna di Andrea, non la mia. Ti lascio e mi allontano in punta di piedi. Senza di te il sole non sarà più così caldo, né l'erba così verde. Ti porterò nel mio cuore e spero di trovare qualche volta un varco nei tuoi sogni. Pronto? Pronto. Sono io. Oddio, ma che ore sono? Le sei. È successo qualcosa? No, no, niente. Sono alla torre. Perché non mi raggiungi? Ho letto di Martinez.
Sono andata a trovarlo. L'ho amato per il suo dolore. Ho letto le sue lettere. Per capire. Ti ricordi 20 anni fa da ragazzini, quando facevamo il bagno e ti vergognavi di farti vedere nuda da me? 20 anni fa non avevamo fatto 3 figli insieme. E c'è il 4° in arrivo. Sono incinta. Sei incinta? E me lo dici solo adesso? Chi è il padre? Non lo so. Questo figlio è mio. Perché ti amo. Hai capito? Pensavo che un momento così bello non si sarebbe ripetuto mai più. Qualche volta la felicità ritorna. Eccoci qua, specialità della casa, vignè, vaniglia e cioccolata, gusti forti, diversi ma che possono sposarsi benissimo insieme. Bro! Sempre questo.